Ciao ragazzi, ma buongiorno, mi trovo qui presso la sede Hyundai per ritirare una nuovissima e fiammante IONIQ 5, vettura 100% elettrica, perché parte un giro fondamentale per il quale vi consiglio di seguirmi sulle storie di Instagram, un giro molto elettrizzante. Eccomi a bordo della nuova IONIQ 5, vi spiego dove stiamo andando. Ho deciso di sposare la causa della via elettrica di V-Charge, un percorso ideato dall'azienda che è sia simbolico perché unisce il paese e lo accompagna nel percorso verso la mobilità elettrica, sia concreto perché attraverso le colonnine è già possibile viaggiare lungo tutta l'Italia, ricaricando la propria auto elettrica senza particolari problemi. Seguitemi! Se non sapete chi è V-Charge, ve lo dico io, un operatore della mobilità elettrica che si occupa di fornire una rete infrastrutturale di colonnine di ricarica su tutto il territorio italiano. Una rete aperta a qualunque brand che attualmente conta più di 5.000 punti attivi che sono comunque in continua espansione. Siamo arrivati a Varano Borghi, c'è una colonnina V-Charge e quindi ricarichiamo la nostra auto elettrica. Vi faccio vedere che la cosa è semplicissima. Siamo arrivati ad Angera, provincia di Varese. Perché Angera? Perché è uno dei tantissimi borghi medievali presenti in Lombardia, ma di quelli meno conosciuti. Ho deciso di seguire questo tragitto perché mi piace sempre scovare dei posti che non sono sotto la lente di ingrandimento, quelli piccoli ma pieni di storia e di spettacolo. E vi spiego perché. La via elettrica di V-Charge è un percorso simbolico perché unisce il paese e lo accompagna nel percorso verso la mobilità elettrica. Ma anche concreto, perché attraverso le colonnine è già possibile viaggiare lungo tutta l'Italia ricaricando auto elettriche senza problemi. Ragazzi, sono rientrato a casa. Ultima riflessione: la mobilità elettrica è una delle innovazioni sulle quali tutti i paesi stanno investendo. Come avete visto, è semplice conviverci, basta uno smartphone e un'app, ma il cambiamento è soprattutto nella testa. È diverso, ma nulla è impossibile.